Giovanotto, te ce l'hai la fidanzata? No. No? Sei sicuro? Sì. Guarda lì. Sei sicuro che non ce l'hai la fidanzata? Sì. Quindi se volessi fare un augurio, a chi lo faresti? Se non alla fidanzata che non ce l'hai? Agli amici miei. Agli amici, tipo il miglior amico tuo chi è? Non ce n'ho, ce n'ho tanti. Vabbè, non c'è la fidanzata, non c'è il miglior amico. Dai, fagli auguri a tutti, dai, vai, vai, vai lì, guarda lì e fagli auguri. Auguri alla mia famiglia e ai miei amici. E alla fidanzata che si chiama? Ah no, non ce l'hai, scusa, scusa, tanti auguri, tanti auguri. Tocca a te, caro. Oh, bene, bene. Oh, ormai ti aspettavo, perché mi stavo preoccupando. Era perché... ti aspettavo. Puntuale come la varicella, Luciano, allora fai gli auguri, dai. Allora, ma che sta a fare? Puoi metterci le mani? Ti frego il lavoro. No, 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 già che c'è la crisi, che mi freghi il lavoro, dai. Buonasera, volevo fare gli auguri a mia mamma che è a casa con una mia cara amica Rachele, a Gianluca che è mio caro amico fraterno e a tutti gli amici del Sollievo e dei gruppi di auto mutuo aiuto e a un mio caro amico Rino che ha lavorato con me al bar. Anche a quei ragazzotti un po' spavaldi di ETV. Io voglio fare gli auguri a Ali. Io voglio fare gli auguri a mio zio, a mia mamma, a mio papà, a mio cugino. Ciao. A Laura, al mio cristiano. Alla sorella, no? Sì, alla sorella. È cattiva la sorella? Un po'. Poi il criceto. Auguri. Tipo a chi è stato buono, per esempio Monti, no. Mario Monti, no, no, cioè, Berlusconi, no, Bersani neanche, chi li facciamo? Li facciamo agli italiani e auguri a tutti gli italiani e buone tasse, questo sempre. A chi volete fare gli auguri? Intanto come ti chiami? Susanna, guarda là, chi vuoi fare gli auguri? Vai, parenti, amici. Ai parenti. Dai, fidanzato, dai, te lo dico io, come si chiama, su. Ragazzi, non c'ha, come ti chiami? Susanna non c'ha fidanzato, attenzione. Tu invece? Hillary, la moglie di Francesco Totti, quindi te sei già sistemata. A chi vuoi fare gli auguri? Amici, parenti. Fidanzato no, sei sposata con Francesco, quindi... Sì. Complimenti, tanti auguri. Sì. A chi vuoi fare gli auguri di Natale? A tutti i miei amici e ai miei parenti. Anche parenti. E il babbo? A tutta la città, perché ne ha molto bisogno di un augurio per cercare di migliorare sempre più quelle che sono le condizioni di vita di tutti i cittadini. Signora? A tutti quelli che mi conoscono e che mi vogliono bene. Insomma, un bel Natale per tutti, va? Grazie tanto. Auguri da Anna nel suo secondo Natale. Auguri? Auguri? A chi vuoi fare allora gli auguri? A tutti i miei compagni di classe, perché dopo parto per 6 mesi, tipo un giro del mondo. Fai un giro del mondo? Sì, Australia e altre isole vicine. Salirai sulla slitta di Babbo Natale allora, lui fa prima. Magari. Tutti i soci riuniti. Hanno il corretto pronto, dite tanti auguri di Buon Natale, guardate Lazio Matthew. Maria in silenzio stampa, vai Rosa, dite tanti auguri di Buon Natale. Hanno preso dalla mamma, niente. Loris e Silvia. E Silvia. E chi c'è lì? La piccola Ariel. Che fa il primo Natale? E allora un augurio lo facciamo per lei, lo fate voi? Chi lo fa? Dai, un bello alla mamma. Facciamo tanti auguri e per uno splendido primo Buon Natale. Buon anno. E buon anno. Buon tutto, un buon Natale, un anno che sta finendo difficile, tra l'altro bisestile, 2013, come sarà? Ma intanto vedo con piacere che c'è molta gente che sta girando per negozi, quindi evidentemente proprio a ridosso delle feste natalizie, evidentemente la gente comunque è portata ad andare a fare regali, quindi probabilmente il commercio in questi giorni recupererà qualcosa. È stato un anno terribile, direi, più che difficile. 2013 credo che la prima parte sarà ancora difficile, però spero in una ripresa nel secondo semestre.
vediamo, insomma, ce la dobbiamo mettere tutta, perché però c'è una volontà secondo me di ripartire, quindi io credo e spero, sono sempre molto ottimista comunque io, quindi mi auguro che sia migliore il 2013. Per cui godiamoci questo Natale e poi che il 2013 insomma venga, come ci sono le elezioni? Ci sono anche le elezioni, mi auguro che anche quelle vengano prese con la serenità che noi stiamo vedendo in questi giorni di Natale. Abbiamo trovato Fabio Storani, l'unico, uno dei pochi con i pacchetti in mano, vuol dire che le compere degli ultimi minuti l'ha così colpito, intanto ben ritrovato. Beh, intanto auguri a tutti quanti voi, a tutti quanti noi, insomma, marchigiani, ne abbiamo bisogno per un felice conclusione di questo 2012 e speriamo in un 2013 migliore, insomma. Cosa, il suo intuito cosa le dice questo 2013, questo lume dentro al tunnel che dice Mario Monti di vedere? Beh, intanto spero che ci sia una effettiva volontà di cambiamento, di rinascita del paese, ci sono le condizioni per poterlo fare e spero che questo possa servire insieme ad un'Europa più rafforzata, la possibilità di fare la crescita del lavoro, le esigenze primarie per il 2013 e credo che questo sarà uno dei temi cruciali perché che avrà il nuovo governo. Fai tanti auguri a? Mia madre, mio padre. Tua mamma, tuo papà, tuo fidanzato? Fidanzato, no? Fidanzato, può dire se c'ha il fidanzato? No, non ce l'ha. Non ce l'ha, quindi vuol dire che ce l'ha ma non si può dire. Tu come ti chiami? Emma. Emma, bellissimo nome anche il tuo. A chi vuoi fare gli auguri? A tutti. A tutti veramente, anche a quelli cattivi? Dai, sì. Anche tipo, che ne so, a Mario Monti? Sai chi è? Sì, so chi è. Però no, a lui no. No, a lui è meglio di no, meglio non farli. Poi? Cioè, a tutti tranne quelli cattivi, sì. E le tue amiche? Presentacele. Allora, lei è Bianca e lei è Lucia. E lei è Eva. Scusate ragazzi, sto lavorando, se potete mandare un video. Tu come ti chiami? Bianca. Guarda là Bianca, a chi vuoi fare gli auguri? A tutti. A tutti pure tu, che, quanto siete buone ragazze. Ma c'è... Io anche a quelli cattivi, nella speranza che diventino buoni. Molto, molto bella questa frase, tanti auguri e grazie. Tu cappello pazzo, a chi vuoi fare gli auguri? Guarda là, qui tanto qua c'è la mandria, siamo nelle notti di... Brookback Mountain praticamente qua, prego accomodati, ecco vai. Ma gli auguri li farei a tutta la gente che conosco, ma specialmente ai miei amici e al tuo fidanzato? No, non ce l'ho il fidanzato. Non c'è nessuno, se batte in chiodo, bene. Tu invece come ti chiami, cara? Eva. Oltre ad Adamo, a chi vuoi fare gli auguri? A tutti i miei amici. Allora, con chi abbiamo il piacere? Con Simone Lamanna. Attenzione, Simone è un gradito ritorno negli schermi di Attivo perché lui è stato già a punti di vista, niente po' di meno che, vero? Certo, come no, ero venuto per un servizio con il rugby. Salutiamo la signora che andando passa e va come gli pare. A chi vuoi fare gli auguri? Ma la squadra e a tutte le Marche, dai. Oh, dai, per un'annata di grandi successi sportivi. A chi facciamo gli auguri? Alla famiglia e amici. E al fidanzato. Certo, al fidanzato. Bravo ragazzi. Molto. Bravi, bravi, continuate così. Come ti chiami? Angela. Che classe fai? Prima B. Allora, tutta la prima B e anche i maestri e quant'altro, gli facciamo gli auguri di Natale? Sì. Cosa gli diciamo? Gli dico di buon Natale. E poi c'è anche l'anno nuovo. C'è anche l'anno nuovo che aspettiamo tutti che arrivi Natale e d'ora in poi mettiamo le cose natalizie per preparare questo giorno fantastico di Natale. Nicola. Nicola, allora, a chi fai gli auguri di Natale? Vorrei fare gli auguri di Natale, insomma, a tutti. Tutti, specialmente la mia famiglia e i miei amici. Senti, quelle due amiche che ti guardano, che sorridono, che amiche sono che non vengono qua, ti lasciano qua da solo? Ah, sono amiche un po' timide, insomma. Sono un po' timide, sono? Solo timide? Sì, se no sono... Ma c'è una tua fidanzata lì? No. No, non c'è? No. Ah, niente fidanzamenti? No, meglio di no. Nessuno dei due ti piace? No. No, nessuno dei due. Allora, auguri. Anche lei, grazie. Faccio gli auguri di Buon Natale a tutti voi che siete in spettacolo, tutte le mattine l'ascolto, e faccio gli auguri particolari a Valentina Mattei, quella ragazzina di Falconara, la prosciutto con la maglia, che l'hanno messa in camerata, certo. Fortunatamente. Faccio tanti auguri a essa, al papà, alla mamma e a tutti.
Ha fatto bene. E a Maurizio. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Cioè, fai gli auguri di Natale a tutti. Buon Natale a tutti e buon anno. Il 2013 meno tasse, eh? Meno tasse. Cosa meno dice? Tasse per tutti. Non c'ho parola, senza parole. Mi prendi gli auguri, sì, li faccio a tutti. Ha detto non mega la fine del mondo. Ma dice che però, ma però dicono che il calendario è sbagliato. Facciamo i scongiuri. Facciamo le tornine. Ma guardi, che la fine del mondo è quando ero ragazza io che sono stata a dire. E non è ancora mai arrivata. Non è arrivata mai. E allora campa a cavallo. Allora campa a cavallo, campa a crescita. Per il momento ci siamo. Mettere tutto in attivo. Auguri. Facciamo gli auguri di Natale. Ah, che Natale porti non solo serenità, ma per lo meno il 2013 porti più posti di lavoro e più occupazione. Ne abbiamo veramente bisogno. E la moglie invece cosa dice? Assolutamente confermo, perché la serenità serve per tutte le famiglie. Facciamo tanti auguri a chi li vogliamo fare questi auguri, oltre alla famiglia bellissima, complimenti, ma che ti ha fatto fa vabbè, questo. Tanti auguri a chi? Facciamo un auguri a tutti quanti, dai. La famiglia? Sì, la famiglia, le persone, a chi non c'ha lavoro, un po' tutti, dai. Per questo 2013 ti auguri che i bambini siano un po' più bravi o sono già bravi così, stai a posto? Non ce lamentiamo, dai. Non ce lamentiamo. Voglio sentire la moglie che dice. Che dice la signora? Va bene, per l'età è giusto che siano vivaci, meglio vivaci che troppo tranquilli. A chi facciamo gli auguri? Alle nostre famiglie, in particolar modo a Francesco, che si rimetta presto, che non sta troppo bene. Auguri Francesco allora, grazie, tanti auguri. Pensiamoci un attimo, quelli cattivi no, eliminati. Monti, Berlusconi, Bersani no. Faccio sempre la stessa battuta, quindi a chi? Al fidanzato? No, ai miei genitori. Ai genitori? E ai miei amici. Cosa ti hanno regalato, lo sai già? No. Non hai dato delle indicazioni? No. Cosa vorresti? Oltre alla pace nel mondo, vabbè, quella la vogliamo tutti. Non lo so. Ma non vorresti regali? Non sai cosa? Tipo no. iPad, pod, phone, iPhone, fans? Non lo so. L'iPad? Sì, l'iPad. Ma che ce fai dell'iPad? Perché l'iPad? Perché è bello. Te a chi vuoi fare gli auguri? A tutta la mia famiglia. Ora, cosa speri per sto fiolo, per il 2013, dai? Tante cose positive, per noi e per loro, che noi le dobbiamo costruire e loro se le devono poi godere e costruirle per chi verrà poi per loro. E certo, i segnali non sono molto positivi, però dobbiamo essere ottimisti, no? Infatti i regali stanno un po' di meno rispetto all'anno scorso. Loro, Babbo Natale passerà... Ah, c'è Babbo Natale, giusto, perché te ancora c'è Babbo Natale, poi quando crescono... Attenzione. Sì, Babbo Natale. Hai scritto la letterina Babbo Natale giù? Sì. Sì, hai scritto una lista lunga così o corta? Guarda. Era lunga o corta? Di la verità. Lunga? Lunghissima? No. Ma uno solo di regalo, il più bello che vorresti, qual è? Qual è? Oltre un bacino da papà. Un gattino che si chiama Sherry, so cavoli tuoi, so. Caro Sherry, ti aspettiamo a casa di Gianluca. Buon Natale a tutti. Io vorrei fare gli auguri innanzitutto alla mia famiglia, quindi a mia sorella, a mio cognato, a mia nipote. Che tra li conti, ma non te li scordare. Esatto. Prego. E poi niente, vorrei fare anche un ricordo dei miei genitori che purtroppo in questi giorni ricorrono i loro anniversari, che non ci sono più. Sì. Per questo 2013 cosa ti auguri? Ma spero certo tante cose, no, perché ovviamente soltanto un po' di serenità. Per me di continuare come sto andando adesso con le amicizie, che sono molto contento, ecco, di potermi sistemare magari con il lavoro, ecco, quello sì, magari. Il lavoro, dai, in bocca al lupo allora, grazie a mamma. Come si chiama mamma? Alessandra è la mamma più brava del mondo, vero? Sono sicuro, lo vedo da come lo dici, vero? Sì, è vero, te confermi intanto, buonasera. Ci sarebbero dei fari, delle telecamere. Mamma come si chiama? Alessandra. Lo sai anche te, ti ricordi anche te il nome di mamma? Bravissima. Mamma te l'ha regalato sto cappello? Sì. Ma è proprio la mamma migliore del mondo. Che regalo ti ha fatto, lo sai già? No. Cosa hai chiesto te a Babbo Natale? La cucina Baby Chef. La cucina Baby Chef, ammazza. Costa pure una bella cifra la cucina. Allora facciamo gli auguri a tutti i familiari e a tutte le persone che ci vogliono bene.
Alla fidanzata? No, la fidanzata non se li merita. Feste, non se li merita, no. Ariaccio? Eh sì, Ariaccio, è stata cattiva, ancora deve far regalo, quindi. Ah, ho capito, non è che vuoi scaricarla in... No, non si fa queste cose in televisione, no. Esatto, no. Vabbè, vedetevela nel privato, bene. Tu invece come ti chiami? Io Luca. Luca? Detto Luigi. Detto Luigi, un centro alla mazza, Luca Luigi, comunque complimenti per questo soprannome. A chi vuoi fare gli auguri? Io alla mia famiglia, ai miei amici che voglio tanto bene, a tutte le persone che conosco che voglio bene. Sto 2013 come lo vedi? Butta male? Beh, no, speriamo che cominci meglio del 2012, però si prevedono belle cose. Scuola? No, scuola tutto ok. Sei soddisfatto? Sì, sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo beccato un secchione, uno su mille ce la fa. Tanti auguri di buon Natale. Dai, evviva! Tanti auguri a tutti e buone feste di Natale. E ciao nonna Piera e nonna Laura. Bravo, auguri. Tanti auguri di buon Natale a tutti. Auguro al Corpo Forestale dello Stato e nella persona del signor Paolo Gabrielli del Parco del Conero e a tutti quelli del CAI, del Club Alpino Italiano di cui faccio parte e a tutti i volontari di Ancona. Auguri e buone feste. A tutti i miei amici e a tutte le persone. Sì, a tutti. Cosa sperate per questo Natale 2012? Una vita migliore per tutti. Per il nuovo anno? Felicità. Si chiude un anno davvero difficile, qual è l'augurio che vorrebbe mandare alla sua città, in sostanza, ad Ancona? I cittadini sicuramente un anno di maggior benessere, di salute e di essere capaci di esprimere solidarietà, che per me rimane uno dei valori più importanti che bisogna riuscire a produrre e a esprimere quando ci sono le difficoltà, quindi una città solidale, ecco, quello che mi auguro io, che auguro ai miei cittadini è questo. Anche per la politica si avvia un momento complicato, forse il più difficile. Beh, è un momento delle scelte, abbiamo portato a compimento quella che è stata una scelta di grande responsabilità e adesso è il momento, i cittadini dovranno assumersi loro la responsabilità di scegliere una nuova guida per la città e la democrazia, speriamo, sono sicuro che sceglieranno al meglio. Anche a livello nazionale? Anche a livello nazionale, perché è un momento estremamente complicato anche a livello nazionale. Io ritengo che la democrazia sia il metodo migliore per cercare di risolvere i problemi e trovare gli uomini giusti per guidarci sia a livello locale che a livello nazionale. Buon Natale e buon anno a tutti voi, che il 2013 sia migliore di quello passato. Un bacio a tutti. Auguri a tutti i membri del gruppo Scout Ancona 1 e alla quinta C del Liceo Galilei. Buon Natale! Auguri, tanti auguri, buon Natale. Buon Natale a tutti gli anconettani e le cose migliori. Ciao. Buone feste di Natale a tutti. Buon Natale a tutti. E buone feste e un felice 2013. Alla prossima nevicata. Niente, prendiamo le offerte per l'Istituto Oncologico Marchigiano questa sera e domani pomeriggio, dalle 5 alle 7 più o meno, sempre qui. Tutto lì. Ecco, quindi un'occasione insomma per pensare. Un po' di beneficenza. Mi sembra che la gente sia stata buona. Generosa, sì. Ci abbiamo alcuni negozi, se posso far nomi li dico, chi ci ha regalato caramelle, cioccolatini, torroni, se no no. Qui la bottega del caffè Fiorente, Giampaoli è una ditta, l'Adriatica Impermeabilizzazioni, che è uguale ancora se non è del ramo dolciario, ci ha regalato caramelle, cioccolatini, torroncini per regalarle ai bambini lungo il corso, ecco. E viva lo IOM, soprattutto a Natale! Va bene, sì. Devo dire che sono alcuni negozianti veramente molto bravi. E anche se di questo periodo stuona, c'erano molti politici questa sera in giro per il corso, li abbiamo fermati volutamente e tutti ci hanno dato tanto, sinceramente, finanziariamente. Quindi una volta tanto se può dire che sono stati bravi, d'accordo? Vai con la sua, te smetti adesso. Domani sera avremo anche il sax. Dopo Natale avete qualcosa in campo? Dopo Natale? No. Lui deve smettere prima perché c'è un po'.
auguri. Grazie. Ciao a tutti, buon Natale. Ciao, buon Natale. Però ciao mamma, ce va. Ciao mamma. Ciao mamma. Auguri di buon anno. Giovane calciatore, grande promessa del Ponte Rosso, campione, mi ha scartato quest'estate tante volte. Facciamo tanti auguri, disgraziato, ecco l'ho visto. Tanti auguri. Auguri a te. Ciao, non so tua madre. A tutti. E alla no. Siamo alla, appena arrivati. Alla fidanzata. No. Facciamo gli auguri. Auguri sì. A tutti, buon Natale. Non te li vuole fare gli auguri? Maleducato. Te l'ha fatto il regalo almeno, sì? Sì, ha detto di sì. Ha detto di sì. Se l'è meritato. Se l'è meritato, oh, è andata grassa. Te gli hai fatto il regalo, visto che sto ragazzo? Certo, perché io sono educata, sono carina con lui, quindi lo faccio. Secondo me ha speso più lei per te che te per lei, guarda. Te cosa pensi? Ah, boh, il budget me l'ha detto. Sì. Tanti auguri, mi raccomando, un bel 2013. Speravo che sia un anno buono. Auguri, buon anno. Buonasera. Dicevo, direttamente acquistato dalla fabbrica Trudy, questo cucciolone come si chiama? Isotta. Isotta, quindi una signorina o signora? Una signorina, ancora è giovane. Esatto. Tanti auguri ad Isotta e anche, come si chiama lei? Francesca. Francesca. Cosa si augura per questo 2013, oltre a una bella tolettatura? Esatto. Qua per questo... Esatto, un bel bagno. Tanti auguri. Grazie, grazie mille. Agli anconetani in modo particolare, un augurio particolare è agli anconetani, ai miei concittadini e poi a tutti gli italiani. Buon Natale, mamma! Uno, due, tre. Auguri e buon Natale! Maligam Pascot, Manigum Banton! Buon Natale! Auguriamo buon Natale a tutte le famiglie. Devo cantare una canzoncina pure? No, canzone no. Vado? Tanti auguri di buon Natale. Alla famiglia. Alla famiglia, alle ragazze soprattutto. E agli amici. Non cantiamo una canzoncina perché siamo stonati come una campana, però dai. Auguri di buon Natale a tutti. Può bastare? Ciao! Ciao! Buon Natale, auguri! Tanti tanti auguri a chi? Tanti auguri a tutti. A tutti poi? A quelli belli e quelli brutti? No. Che fine hanno fatto i dentini? Mi sono scomparsi. Ma ti è arrivato il topolino dei denti? Esiste ancora il topolino dei denti? Sì. Ti ha portato un regalino? Un euro. Un euro, insomma. C'è proprio la crisi anche per il topolino dei dentini. Invece per Natale, cosa hai scritto a Babbo Natale? Cosa hai scritto? Non ci ho pensato. Non hai scritto ancora la letterina? Ma col tempo delle poste italiane, ciccia, mi sa che niente. Tu invece, cosa hai chiesto? Ho chiesto la Wii. La Wii? Sai che è la Wii? Beh sì, poi? Un cane, un pony? No, il pony. Te lo vorresti il pony, vero? Sì. Di mamma, papà, fatemi il pony. Di un po', vediamo che li incastriamo. Mamma, papà, vuoi un pony? Ai ai ai, che 2013, auguri, auguri, tanti auguri, ciao. Ciao. Allora ragazzi, un saluto a tutti i miei colleghi delle Cucine Gatto, cosa dire, un augurio di un sereno Natale e un buon anno. Un di anno nuovo, ecco. Auguri a te. E non dire Cucine Gatto se non le hai nel sacco. Ciao, Diego, cosa dice? Buone feste. Buone feste. Viva la squadra del... Dov'è che giochi? Squadra 6. Vigor Volley. Vigor Volley, grandi. Un anno di successi. Ciao Franco. Per Natale un bel barattolo di gel, Gira magari. Qua. Magari, eh. Quanto gel usi? Tanto? Sì, più o meno. Cosa hai chiesto per Natale? Mamma intanto sghignazza come... Cosa hai chiesto per Natale? Un paio di giochi. Un paio di giochi, cioè cosa? PSP. PSP, io ho un test quando faccio l'esame del sangue, ho la PSP alta. E poi? Buon Natale a tutti. E poi buon Natale, complimenti. Tu, giovanotta, come ti chiami? Diamante. Diamante, beh, effettivamente è proprio un diamante questa ragazza. Cosa hai chiesto per Natale? Lo skateboard. Uno skateboard, ah bene, sti giovani d'oggi. E bene, tanti auguri, a chi vuoi fare gli auguri? Mamma, papà? Chi è meglio, mamma o papà? Certo, è importante, attenzione. È meglio mamma, ragazzi. Complimenti, papà non te lo fa il regalo, tanti auguri. Jingle bell, jingle all the way, scivolando con la
smida nel silenzio andiamo. Jingle bell, jingle bell.